altrimenti anche in inferiorità numerica si piazza la squadra di Serena. Attenzione Portino, un clamoroso errore da via libera a Nassi, costretto però ad allargarsi. Nassi può entrare in area di rigore, arriva Carini, Nassi la finta, attenzione, calcio di rigore, fallo di Silvestri su Nassi, calcio di rigore per Mantova. Che ingenuità Silvestri a girarsi sulla finta di Cross, tra l'altro stavo per dire ha sbagliato perché è rientrato e si era liberato benissimo un giocatore, credo Caridi, solo sul secondo palo avrebbe dovuto crossare, invece ha fatto benissimo poi a rientrare, ma Silvestri non deve incorrere, un uomo della sua esperienza, in un fallo così ingenuo. Il Mantova in 10, adesso la clamorosa opportunità di sbloccare il risultato, Caridi dal dischetto, Caridi contro Frezzolini, questo è il fallo davvero ingenuo di Silvestri. Ha fatto sul gol di Hamsik Diniz del Livorno, proprio la stessa cosa. Caridi contro Frezzolini, parte Caridi, Frezzolini non ci arriva, o meglio ci arriva, la palla finisce in rete e il Mantova è in vantaggio. L'ha intuita e l'ha solamente toccata, ma anche se di interno piede ha dato una certa potenza a Caridi, quindi il Mantova in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica e in un momento in cui l'Ascoli sicuramente stava facendo di più. Al 19esimo il gol di Caridi su calcio di rigore, il primo gol in questo campionato delle Mantova. Sembrava esserci arrivato Frezzolini, sì. Ha calciato però potente Caridi, 1-0. La rabbia comprensibile di Frezzolini, quasi una prodezza. Campionato di Serie B, Locatelli. Combinazione con Caridi. Caridi. E attenzione, c'è calcio di rigore in favore del Mantova. Calcio di rigore in favore del Mantova. Disattenzione da parte dei giocatori del Lecce. Non abbiamo visto esattamente cos'è accaduto, adesso andiamo a vedere il replay. Caridi supera un avversario, c'è blocco di Schiavi. Blocco di Schiavi e calcio di rigore. Disattenzione di Schiavi che è andato lentamente a chiudere su Caridi, che con un tocco con la punta del piede lo ha superato. E allora il Mantova ha una clamorosa opportunità per sbloccare il punteggio. 20esimo nel corso del secondo tempo, proprio nel miglior momento del Lecce, arriva il rigore per il Mantova. Caridi contro Rosati. Rosati che nel 2008, era il 3 maggio 2008, parò un rigore all'allora attaccante del Mantova Godeas. Questa volta ha di fronte Caridi. La rincorsa del capitano del Mantova, il destro, c'è il gol del Mantova. Mantova in vantaggio al 20esimo minuto di gioco. Caridi spiazza Rosati, Lecce 0, Mantova 1. Esultano i giocatori del Mantova, questo è un gol molto molto importante per la squadra di Serena, che festeggia in blocco con tutta la panchina, a dimostrazione che il gruppo del Mantova c'è. Lecce 0, Mantova 1, e ironia della sorte, Lecce subisce il gol quando sembrava in grado di sbloccare il punteggio. Gli errori si pagano, ha fallito una clamorosa opportunità Corvia. Non riesce a tenere il pallone in campo con te. La rimessa già battuta, poi Cavalli mette, va giù Nassi, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Mantova sulla strattonata di Freddi a Nassi. Sul cross da destra, anzi è stato salviato, che ha trattenuto per la maglia Maurizio Nassi, trattenuta evidente, e calcio di rigore che De Marco, che era lì a un centimetro di distanza, non ha potuto esimersi dal concedere al Mantova. Caridi contro Acerbis, quando siamo al quinto minuto del secondo tempo, l'opportunità per dare una svolta a questa partita e forse anche al proprio campionato per il Mantova. Parte Caridi, spiazzato Acerbis, 1-0 Mantova, il rigore terzo in stagione di Tano Caridi. Esulta il capitano del Mantova, che era a 2 su 2, va a 3 su 3,
ma si deve ripetere perché sono entrati in area di rigore in anticipo tutti i giocatori del Mantova. Evidentemente già stavano esultando lontano, vedete l'esultanza come se non se ne fosse accorto nessuno. De Marco fa ripetere il calcio di rigore. Con calma Caridi riappoggia il pallone sul dischetto. Adesso vediamo se sarà così freddo da ritirare sulla destra di Acerbis o viceversa cambiare angolo. Parte Caridi, non cambia angolo ma alza la traiettoria, sempre 1-0 e questa volta il gol è buono. Mantova e praticamente Caridi è 4 su 4. L'esultanza del capitano mantovano. Stavolta Acerbis aveva scelto l'angolo giusto, convinto che Caridi tornasse da quella parte. Dal gennaio del 2003 fino all'estate scorsa, Montervino. Calcio di punizione per il Mantova, ottima la partenza della Salernitana con un bel tiro di Fava respinto da Bellodi e poi con un cross proprio di Fava al centro. Intervento di Grauso, la palla persa, poi ancora Grauso anticipato da Fava. Pepe recupera Carrus, Nicco dentro per Caridi, al centro c'è Nassi. Caridi ancora, vuole palla sul destro, l'appoggio a Carrus, ancora Caridi, il controllo e la palla di rete! Ha segnato il Mantova con Caridi, 1-0 Mantova all'ottavo minuto. Il gol di Caridi all'ottavo minuto, il quarto gol stagionale, Mantova in vantaggio. Andiamo a rivedere Carrus, ottima l'idea di Carrus, palla per Caridi, controllo di petto e palla in rete al minuto numero 8. Mantova in vantaggio per 1-0, quarto gol stagionale di Caridi, il primo gol su azione. Era partita meglio la Salernitana che aveva impensierito Bellodi, poi su questa azione palla di Carrus per Caridi ed è arrivato l'1-0. C'è Biso a chiedere palla a Bocchetti, Bocchetti invece sembra preferire il lancio profondo, difatti palla su Santoruvo, poi Notari, quindi Carrus e ora Caridi che prova ad andarsene sulla sinistra. Caridi punta Semenzato, in velocità sale Rizzi, ancora Caridi che tiene palla, Caridi si accentra, serve Rizzi che può crossare, Rizzi ancora per Caridi, Caridi viene spinto e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore evidente, il fallo su Rizzi e c'è anche il cartellino giallo per Troianiello. Calcio di rigore per il Mantova, siamo al terzo minuto del secondo tempo, c'è calcio di rigore per il Mantova, il fallo è stato evidente in area di rigore con Troianiello che è andato a spingere Caridi. Cartellino giallo per Troianiello e vedremo se calcerà Nassi questo calcio di rigore Troianiello oppure se calcerà Caridi. È Caridi che vuole calciare. Mantova che quest'anno ha fallito due calci di rigore e tutte e due nella stessa partita contro il Cesena. Pronto a calciare Caridi, Caridi contro Siciniano. Il fischio di Stefanini, parte Caridi, tiro e il gol! Non riesce a trattenere il pallone Siciniano che aveva intuito il tiro di Caridi al minuto numero 49, Mantova 2, Frosinone 0, il gol di Caridi su calcio di rigore è il quinto gol stagionale del capitano Gaetano Caridi. Per il Mantova andiamo a rivedere il tiro di Caridi, va Siciniano, intuisce, sta per deviare la palla fuori, ma palla che termina in rete. Caridi complimentato dai compagni di squadra, siamo sul 2-0, inizia ora il quinto minuto del secondo tempo, avete visto in precedenza anche il gesto di Siciniano